uno di tre in cosiddetto catch and shoot, ricezione e tiro. Gioca tanto, forse anche un filo troppo dal palleggio. Gioca quasi solo dal palleggio. Giannis Antetokounmpo, stavolta Hayward non stoppa. Una persona normale, dopo quella virata a quella distanza del canestro, deve andare in lay-up. Questo signore, assolutamente no. E soprattutto una persona normale, per effetto della forza centrifuga, finisce fuori dal TD Garden sulla virata. Se non hai le gambe per tenere quella virata lì, sì. Segue Brook Lopez, recupero di Giannis Antetokounmpo, che si è fatto vedere per la virata finora e per questa cosa priva di qualsiasi senso umano almeno. Questo è un bel canestro di tocco, perché pensavo che andasse a schiacciare visto che ci potrebbe arrivare, invece ha alzato la parabola. Non è facile a quella velocità, allungando così il passo, trovare il tocco giusto per appoggiarsi così delicatamente al tabellone. Rimbalzo con Norton, eccolo il ritmo dei Milwaukee Bucks, eccolo Antetokounmpo. Ecco, poi naturalmente ci sono considerazioni che valgono per tutti e considerazioni che valgono per qualcuno, altre valgono per uno solo. Quello che può fare il campo aperto lanciato Giannis Antetokounmpo vale per lui e poi per lui. Poi la botta contro Aaron Gordon e la lieve commozione cerebrale, ha detto non sapevo neanche cosa fosse, pensavo che fosse una scusa che veniva utilizzata quando non avevi voglia di giocare, e invece non è divertente, dolore acutissimo per 10 secondi e poi mal di testa per almeno un paio di giorni. Deve essere una chiara scelta di Budenholzer per dire: facciamo che Boston ci deve battere con i loro 5 che tirano 10 tiri da 3 punti a partita. Scelta difensiva, da quanti tiri segna Horford e quanti tiri segna Baynes. Autopassaggio a seguire in campo aperto è una cosa senza il minimo senso comune. Giannis Antetokounmpo aggressivo su pick and roll perché non ha la mobilità orizzontale per poterlo fare. E aggiungo, grandissimo passo di incrocio di Antetokounmpo, importanti occasioni, una addirittura coincisa con una gara 1 di finale. Qui buon lavoro da parte di Horford, sì, buon lavoro ancora una volta con uno normale. No, è veramente impressionante, si è messo in ritmo dopo un inizio non difficile. Storicamente anche l'anno scorso contro Boston Antetokounmpo ha sempre fatto fatica, 14 per lui fino adesso. Ovvero sia, fanno sì che io senta la responsabilità di quello che ho più o meno promesso a me stesso. E la palla da dove è passata esattamente? Era in grande difficoltà la sua penetrazione, non aveva creato niente, è rimasto un attimino in aria guardando cosa succedeva. Bravo Ilyasova a concedergli quella linea di passaggio. Lenio, che l'NBA potrebbe non disprezzare, tornare a vedere in un futuro prossimo venturo. In uscita dal timeout lo step back di Antetokounmpo. E se andassimo a casa adesso? Questo è un bel canestro venuto da una buonissima difesa. Bravo attacco, brava difesa in questo caso, però Antetokounmpo che usa tutta la sua altezza per tirare in testa al suo avversario. Di contro i Golden State Warriors, dentro la palla per Giannis Antetokounmpo, pazzesco, pazzesco, la quantità di spazio guadagnata è pazzesca. Ormai la virata che una volta era di Tony Parker, adesso potrebbe essere il movimento di Antetokounmpo, fatto ovviamente con crismi diversi, però la usa tantissimo per andare sia a sinistra che per andare a destra. 1 su 16 da 3, 72% ai liberi entrando in questa partita, eppure seria candidatura al titolo di MVP, un giocatore unico non solo in senso atletico nella pallacanestro, anche quella di oggi. Vedete, a protezione dell'area, Antetokounmpo non è Brook Lopez, quando esce viene bucato, palla nell'angolo, pazzesca rotazione di Antetokounmpo, fallosa per gli arbitri, ma il vero spettacolo secondo me Antetokounmpo dovrebbe metterlo in piedi in questa metà campo. Qui ha fatto drop, recupero e rotazione con tempi impossibili per uno normale. E quanto è difficile per un giocatore con le leve così lunghe andare in close out e avere poi la coordinazione e la forza per poter fare il primo scivolamento su quel close out, non è assolutamente facile. Ancora una situazione che potrebbe proporsi uguale, e invece mette la schiena a canestro, stavolta deve aver lasciato lì Marcus Morris. Quando fa questa virata, la citazione di Julius Erving, spero che stiate seguendo in questi giorni il documentario che gira sul 206, è fin troppo facile. Solo che questo però non è cresciuto idolatrando Julius Erving come abbiamo fatto noi. Questo è il movimento di Giannino, è che la fa a una velocità non adatta a quel tipo di fisico così lungo.
scarico per Morris, triangolo che non si chiude con Baines. Come ci sia arrivato, ha detto Kumbo, lo sa solo lui, la lascia lì pericolosamente all'ultimo momento per Bledsoe, poi propone un pick and roll, Bledsoe molto esitante, la palla ristagna ma ci sono ancora 12 secondi, mismatch, fischio arbitrale, Hayward inferiore davvero per mezzi. 8 minuti e mezzo da seguire con interesse, ricezione ha detto Kumbo da fermo, attacca Marcus Morris, secondo me è il meglio del suo repertorio, quando si ferma fa un arresto di potenza e da lì poi con il passo e tiro gli stivali delle sette leghe gli fanno un baffo. Gli concede la destra, qui gliela chiude la destra, forse passi perché quel piede perno sinistro viene alzato nel movimento di incrocio, si alza anche sensibilmente a nord del vero. Strapassi però, perché adesso lo guardi con attenzione, alla velocità naturale è un po' complicato, anche perché in quel traffico poi devi anche guardare al contatto. Solidarietà per gli arbitri, gioco da tre punti per Giannis Antetokounmpo. A quella velocità ha creato tutto il resto del vantaggio. Ancora in campo Brook Lopez, che non ha avuto un impatto indimenticabile sulla partita. La butti su, poi in qualche maniera esatto, la prende lui. È la cosa che ho pensato quando ho visto l'azione. Tanto la alzi, come quando c'è quello più lungo nelle giovanili dei bambini, buttala in alto, poi ci pensa lui. Vale solo per lui e per Boba Marjanovic, giocatore più immarcabile dell'NBA. Non sto scherzando, Marjanovic è il giocatore più immarcabile dell'NBA. Questa è una valutazione puramente tecnica. Recupero del pallone per Giannis Antetokounmpo, c'è Gordon Hayward per i Boston Celtics, eccolo Antetokounmpo, schiena canestro, vediamo se cerca l'arresto di potenza a centro area, su quello non puoi far niente, raccomandare l'anima agli dei del basket. Soprattutto se rimani in single coverage, cioè uno contro uno, Brogdon ha fatto un taglio non consigliatissimo perché ha portato più ingombro all'interno dell'area, Antetokounmpo ha aspettato un secondo in più per trovare l'area libera, in caso ha lasciato libero Hayward. Prima del My Sky non ti saresti potuto godere l'azione così, qui My Sky però va utilizzato per Giannis Antetokounmpo, non si può coprire il campo così. Ma non puoi arrivare lì, cioè se hai staccato là non puoi arrivare a fare un sottomano a un millimetro dal ferro. Guardate dove stacca e dove arriva, attaccato al ferro. Veramente irreale da questo punto di vista Giannis Antetokounmpo. Mentre c'è Rozier, c'è Tatum, alzata per Antetokounmpo, ottimista Budenholzer che spera di poter fare diciamo un altro possesso con 4 secondi e in più adesso siccome Antetokounmpo non ha segnato c'è il problema a tiro liberi. Peraltro Smart ha rischiato tantissimo perché ha rischiato un potenziale gioco da tre punti. Segna il primo tiro libero, non so se sia sangue, è quello sul 34 di Antetokounmpo, così sembra, ne ha fatti 33. Ce ne siamo accorti. 33 giocando al 60% nella migliore delle ipotesi. Ricordiamoci che fare 33 adesso per una guardia playmaker, perché a tutti gli effetti è quello che senza è, tiro da tre. Senza tiro da tre punti. Dice qui, diciamo che queste due le ritroviamo più avanti e anche molto più avanti. Sono